Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo match della YouTuber League 24-25. La terza stagione è partita qualche giorno fa con la prima sfida tra le due vincenti delle prime due edizioni, in realtà Lazio e Napoli, con i biancocelesti che hanno trionfato nel 22-23 e gli azzurri che invece hanno trionfato lo scorso anno, ma in realtà un mese fa. Napoli che è partito benissimo perché, come avete visto, ha vinto e bene contro la Lazio. Siamo nello stesso evento con la seconda partita della prima giornata, poi le prossime due, nonché ultime due della prima giornata, le vedrete in un evento successivo e quindi tra qualche settimana. Oggi, come avete letto dal titolo, c'è Roma-Parma e quindi scendo in campo anche io in questa nuova YouTuber League. Personalmente non vedo l'ora, però visto che scendo in campo e sono interessato a questa partita per ovvi motivi, chiamo accanto a me chi poi farà tutta la differenza del mondo, la sta già facendo in questa YouTuber League, ovvero il direttore operativo, vale a dire Mirko Mastro 5, bentornato! Ma salve, benvenuti a questa seconda partita del primo evento. Bello, bello, altro video. Parli di me? Ah. No, il parrucchiere neanche ha fatto un bel lavoro, però insomma... Dici? Allora ragione mia madre. Sì. Va bene, che vogliamo dire? Che cosa vogliamo dire di questa partita? Tutto ti devo fare qualsiasi cosa scaramantica, tipo buona tripletta, queste robe qua? Non serve, non serve. Intanto sono molto contento perché siamo ripartiti. A me sta cosa che facciamo due partite evento fomenta tantissimo. Sì. Ricordo anche a chi ci segue che potete venire agli eventi, l'ingresso è sempre gratuito. Detto questo, come avete visto post Lazio-Napoli, un'altra novità di questa stagione è il post partita che c'è il giorno dopo. E quindi è analisi con Mirko Mastro 5, Riccardo Mancini che racconterà questo match. Ma soprattutto vi ricordo che se vi abbonate al canale avete la possibilità di godervi le partite integrali, che è una figata pazzesca. Lascio a te le interviste e poi a Riccardo Mancini la telecronaca. Buon Roma Parma. Io ti vedo dimagrito. Ti sei messo in forma? Mi sono messo in forma. Vediamo poi se sul campo faccio bene, un po' meglio. Vabbè, insomma, però... ci tieni quantomeno a dare una buona prestazione. Sì, al momento ho perso 9 kg, quindi vediamo. Ma l'hai fatto per la YouTuber League? L'ho fatto per me. E poi viene tutto di conseguenza. Invece chiedo a Harry, sei tornato nel mondo della YouTuber League? Obrino, ti abbiamo fatto tornare, ti abbiamo inserito all'asta. Grazie di avermi invitato. Però ti abbiamo costruito, tra l'altro, oggi una partita in cui ci sono diversi colleghi. Vedo un Nicolas, che comunque è stato acquistato anche lui all'asta da parte del Parma. E c'è anche Vlad in porta. Sì, portiere sostitutivo. Siamo 3 su 8 che ci conosciamo di quelli di partenza. Comunque grazie di avermi invitato. Nuova esperienza, nuova squadra. Noi ci conosciamo realmente oggi per la prima volta. Sappiamo che stiamo per scontrarci contro una di, secondo me, di quest'anno delle favorite, delle più forti del torneo, quantomeno sulla carta. Poi ne riparliamo tra 60 minuti. Da qui accanto al capitano Venanzio. Lo presentiamo anche alla YouTuber League. Quindi buonasera. Benvenuto. Grazie. Aspettavo un'entrata migliore. Magari capito tinato, un po' di cera e lacca. Invece, beh, sposa bagnata, sposa fortunata. Però ad ogni modo, cosa ti aspetti adesso dal Parma? Debutto nella YouTuber League contro una delle squadre che secondo me può essere molto ostica, ecco. Guarda, te lo dico subito, non lo so perché noi ci conosciamo da 2 giorni, ma in campo non abbiamo mai giocato insieme, quindi non ci possiamo aspettare nulla. Vediamo come reagiamo oggi e poi tiriamo le somme a fine partita. Noi ripartiamo dalla Summer Cup, da un terzo posto che è stata una grande soddisfazione, con un gruppo che si è formato pian piano, perché abbiamo salutato e mando un grande bacio sia a Claudio che a Michele, due belle persone prima di due bei calciatori, e accogliamo giocatori forti, ragazzi che si sono integrati subito nel gruppo. In bocca al lupo al Parma, benvenuti alla YouTuber League. Noi ci vogliamo divertire, peccato per la pioggia clamorosa. Però beh, fa clima. Allora iniziamo. Vado. Il 17 giugno 2001 molti di voi non erano neanche nati. Quel giorno Roma-Parma significò pandemonio giallo-rosso. Da Totti, Montella e Batistuta a Sergio Cruz, Fede Marconi, Gabriel Lopez, anche 23 anni dopo, questa partita ha un valore che non potrà mai essere banale. Inizia la YouTuber League anche per Roma e Parma. Che sono loro. Quindi adesso diamo tutto in campo, ci divertiamo, ma diamo qualsiasi cosa abbiamo in corpo per noi, perché con loro è più speciale. Noi siamo la ascoltare fino in fondo l'inno della Roma con la squadra giallorossa che si carica sotto i propri tifosi. Roma in campo con il 3-3-1
Pechini in porta, Ortolani, Mose, Principe in difesa, Gabriel Lopez, Boscaino e Fede Marconi a centrocampo, Sergio Cruz partirà davanti. Queste le scelte della Roma. Il Parma, tutto da scoprire. In porta c'è Vlad, difesa 4, Nicolas Footwork, Nicolas Cariglia e l'Italo ed Harry. Nei quattro dietro, Edoardo Di Nuzzo, Alessio Dezzi, ex di questa partita a centrocampo. Davanti gioca Venanzio, il capitano, si parte, Roma-Parma inizia, divertiamoci. Harry scala su di lui, Gabriel Lopez, traccia orizzontale pericolosa, Sergio Cruz manda in porta, Gabriel Lopez ha cercato il primo palo, bravissimo Vlad a presidiarlo e a rispondere in calcio d'angolo, prima chance della partita di marca giallorossa. Ovviamente saranno fondamentali le corsie con Gabriel Lopez e Fede Marconi dall'una e dall'altra parte. Batte proprio il brasiliano 45, palla difficilmente gestibile dal capitano della Roma, che qui però regala un possibile potenziale contropiede al Parma, che prova a partire con Alessio Dezzi. Lo conosce bene Fede Marconi e lo ferma. E allora Sergio Cruz, adesso un po' defilato, prova a puntare la difesa del Parma, schierata, Sergio Cruz passa fino in fondo, nasconde il pallone, mette a rimorchio per Ortolani, che può controllare e sparare, finta di Ortolani, sinistro in porta, o quasi, palla larga, ottimo inizio della Roma. Principe, Gabriel Lopez, adesso più interno, palla in verticale, su Sergio Cruz, che vorrebbe girarsi, finta, sterzata, non c'è fallo, non c'è contatto con l'Italo, adesso parte il Parma, è 3 contro 2, la porta Dezzi, Dezzi da solo, Pechini, Pechini due volte, rischiando qualcosa, poi subendo anche la carica di l'Italo, ma eccolo il Parma che si sveglia, proprio con l'ex, proprio con Alessio Dezzi, che ha sfiorato lo 0-1. Boscaino, con le finte. Gabriel Lopez non ha marcatura e adesso esce Di Nuzzo. Gabriel Lopez si ferma, si controferma, la cede a Sergio Cruz, scambio tutto brasiliano, esce in qualche modo Dezzi, Sergio Cruz in traiettoria fondamentale, Nicolas Cariglia a deviare in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Roma, Sergio Cruz da questa parte prova a stoppare, riesce il controllo, passa anche su Dezzi fino in fondo, Sergio Cruz incolla il pallone sulle sue manone, Vlad. Buono Sergio! Fuori. Bravo Se! Di Nuzzo. Harry. Scala Gabriel Lopez, si rinnova il duello. Gabriel Lopez riesce a fermarlo in qualche modo, poi spunta Ortolani, Gabriel Lopez, Sergio Cruz, ovviamente non c'è fuori gioco, riesce a passare su Elita, lo sfida tutta sudamericana, palla dietro, si è salvato il Parma, come ha fatto Vlad su Gabriel Lopez, sembrava dentro il pallone, invece il Parma non ha preso gol, poi il numero di Alessio Dezzi qui sulla corsia, fallo di Ortolani, punizione per il Parma, incredibile occasione per la Roma poco fa con i due brasiliani che hanno circondato l'argentino, la Roma è andata molto vicina al gol dell'1-0. Palla morbida di Harry, respinta di Moses Sanchez e poi il destro in porta di Nicolas. Il Parma passa al secondo tentativo con il suo numero 10, 1-0. E nessuno marca il 10 del Parma, che ha tutto il tempo di coordinarsi e di calciare verso la porta. Nicolas trova così il primo gol ufficiale del Parma in YouTuber League. Dai raga, non è successo dopo nulla! Dopo aver creato, dopo aver gestito tanti palloni, dopo aver fatto di fatto la partita, scusate il gioco di parole, a sfiorare il gol 5 volte la Roma, alla fine l'ha preso. Gol di Nicolas. Avanti il Parma, la reazione rabbiosa della Roma con Sergio Cruz, con la sua giocata e con il calcio di punizione preso. Secondo me la tira sotto la barriera. Palo. Secondo me fuori dalla reazione per Fede Marconi, no, che no, si è preso. Secondo me la tira basso in mano sul primo pallone. Palo. Ci sono quattro uomini del Parma nel muro. Parte Fede Marconi, largo. Avevo detto però primo palo basso. Di poco poco fuori. Pallone in verticale, Venanzio sponda, Ortolani spunta anche da sottoterra praticamente. Gabriel Lopez, beh, tracciate per Boscaino e l'Italo fondamentale per rallentare la ripartenza della Roma. Fede Marconi a gestire, si avvicina Boscaino, palla un pochino spigolosa con l'esterno per Gabriel Lopez, lavoro di suola, triplo. Gabriel Lopez, che giocatona che aveva fatto, ha cercato il palo lontano, ma anche stavolta non ha trovato lo specchio della porta. Testa Principe, in controllo della situazione. Fede Marconi vorrebbe partire. Subentra sul pallone Nick Cariglia.
Recuperato Fede Marconi, lasciato sul posto. Niccariglia punta l'area, doppio passo. Poi gioco di gambe destro-sinistro, ancora in area. Venanzio a terra, Nicola Scariglia, calcio di rigore per il Parma. Ma cosa ha combinato Nicola Scariglia? Cosa ha fatto? Fatemi rivedere l'azione di Nicola Scariglia, destro-sinistro, destro-sinistro e contatto irregolare. Rigore per il Parma e c'è proprio Nicola Scariglia sul punto di battuta. Parte Scariglia, spiazza Pechini, 2-0 per il Parma. Che debutto anche per Nicola Scariglia, che fa 2-0 per il Parma. Un solo cambio per la Roma. Gabriel Lopez ruba il pallone, prova a cambiare passo, strappa Gabriel Lopez. Che numero di Gabriel Lopez! Fa i conti con l'Italo, che esulta come se avesse fatto con lui. Angolo già battuto. Gabriel Lopez, pennella morbido, l'Italo, King Roma, combatte Moses Sanchez. Contatto con Dezzi, non c'è nulla per l'arbitro. Sergio Cruz, gli va sopra Ortolani, puntuale con la salita. Poi Sergio Cruz, Ortolani! Ortolani! Rimette in partita la Roma, che debutto anche per lui. Francesco Ortolani sulla ribattuta di Vlad, deposita in porta il pallone dell'1-2. La Roma è ancora viva. Eccola la reazione della squadra giallorossa che i tifosi aspettavano, con Francesco Ortolani, bravissimo, reattivo più di tutti a farsi trovare su quel pallone vagante dentro l'area giallo-blu dopo la respinta di Vlad. Oh, sono uscito io, stavo a giocare meglio. Incredibile, non l'avrei mai detto, sai. Gabriel Lopez a destra da Bos e da Ortolani. Boscaino si fa vedere, gli passa sopra. Gabriel Lopez, difesa contro Nicolas, torna a puntarlo, morbido Gabriel Lopez. Sergio Cruz! Lo sta per fare molto bene. Azione, raga, bravo Fra, bravi raga! Così, bravi! Questo avvio di partita come lo leggi? Soprattutto per i tuoi ex compagni. Allora, i primi minuti la Roma ha provato ad attaccare, però era un po' bloccata. Anche loro sono molto gente nuova, Un attimo che c'è Sergio, fermato. Il destro di Ortolani, ancora pericoloso. Vlad però ha fatto una gran parata perché aveva almeno quattro gambe davanti e un paio di busti. Ancora Roma, transita il pallone dalle parti di King Roma, cross senza guardare. Viene ancora il pallone la Roma con Gabriel Lopez, Boscaino, Sergio Cruz, solita giocata. Sergio Cruz! È tornato Sergio Cruz! 2-2 della Roma, come l'ha incastrata, con il destro, con la prepotenza, con la voglia di fare 2-2, la pareggia la Roma. Prima ha provato un altro tiro simile ed era stato sfortunato. Qui l'ha fatto bellissimo Sergio, cioè davvero complimenti. Nicolas Callari, controllo rivedibile. Gabriel Lopez parte da solo, va sopra Ortolani. Gabriel Lopez però vuole frequentare l'altra fascia, poi in buca centralmente Sergio Cruz, gran palla per Ortolani che arriva fino in fondo, il campo sta per finire. Callari gli toglie il possesso e concede calcio d'angolo alla Roma. Ovviamente non può non salire la struttura fisica di Moses Sanchez. Sergio Cruz! Basta lui dentro l'area per ribaltare tutto, la sua doppietta e il 3-2 della Roma. Che primo tempo clamoroso, dal 2-0 del Parma al 3-2 della Roma con la doppietta del bomber di Sergio Cruz. Così è così. Che t'avevo detto, io non rientro più. Dinuzzo, inserimento di Dezzi, senza palla, finta di tacco, poi Principe non lo molla, non c'è fallo per Girolamo. Adesso è scatenata la Roma indemoniata con Sergio Cruz, che ha molta libertà. Dall'altra parte per Gabriel Lopez, non c'è connection brasiliana perché in mezzo c'è l'Argentina, c'è l'Italo. Lancio profondo su Sergio Cruz, esce Vlad, chiama il pallone e lo fa suo. Siamo, almeno dovremmo essere, quasi alla fine del primo tempo. Sergio Cruz ha cercato il preziosismo su l'Italo, che ha rischiato
moltissimo in questa circostanza. Cariglia, Callare, si gira dalla parte giusta, Gabriel Lopez gliela sfida, Gabriel Lopez! Gioca bonito, oh, la Roma! Andiamo qua, andiamocene a casa, spegniamo le luci così risparmiamo! 4-2 nel giro davvero di pochissimi minuti e la Roma è questa qui, ballano i brasiliani! Adesso si chiude il primo tempo, 4-2 per la Roma alla fine dei primi 30 minuti di gioco. È uscito Fede Marconi e la Roma ha acceso la luce. In realtà ti dico anche che devo giustificare, cioè devo un attimo difendermi da solo. Siamo passati a 2. Noi abbiamo preparato 2-3-2, poi a inizio partita i ragazzi hanno detto mettiamoci a 3 dietro. Ho visto. Iniziamo così, ma a 3 non girava bene, ma è 2-3-2. Poi sì, sono anche uscito io. Nick Caviglia che ha fatto un'azione, io non ci ho capito molto, sono rimasto soltanto con la bocca aperta. Crocheta, era un omaggio a Iniesta che si è ritirato poco tempo fa. No, in realtà in sti casi non pensi, agisci e basta, ho visto spazio due volte, poi non sono bravo a calciare. Quindi devo arrivare più vicino possibile alla porta e ci sono arrivato calciando, visto come il calcio di rigore, piano piano. Siamo qui con il fresco vincitore del pallone d'oro di TikTok e abbiamo scoperto anche la motivazione, una prestazione altissima. Diciamo che noi quest'anno non abbiamo più scuse, abbiamo fatto un gran mercato, abbiamo preso grandi giocatori e dobbiamo puntare a vincere, quindi adesso non c'è più quella Roma di prima, non abbiamo scuse, dobbiamo vincere tutte le partite e fare un po' di calcio. Pronto a partire per il secondo tempo di questo Roma-Parma, 4-2, punteggio parziale. Come si fa, Antoine? Vieni qua, quanto avresti voluto giocare oggi, caro Antoine? Oggi sì, era sicuramente una partita molto importante, l'avrei sentita tanto, anche se sto in panchina e la sento, dico la verità. E ho rivisto tanti compagni, tanti amici soprattutto, e ne ho scoperti di altri. Stanno giocando bene, ma si sapeva che era questa. Si sapeva, loro si sono molto rinforzati, hanno una squadra molto molto competitiva rispetto anche agli altri anni e quelli che ci sono si sono allenati e rinforzati, però ragazzi noi ce la mettiamo tutta fino alla fine. Dezzi. Tiene il possesso il Parma, la Roma tutta bassa, con Boscaino che esce, con Dezzi che la gioca a sinistra, e Italo supporta, poi Morbido dentro l'area dove c'è Venanzio. Bravo, fermato, andiamo, Principe, andiamo. Sergio Cruz, con il pallone incollato, vuole puntare Cariglia, Sergio Cruz, scatenato, Sergio Cruz, tripletta, 5-2, fa praticamente tutto lui. E risulta la Paolo Dybala. Sergio Cruz sotto la telecamera con la Dybala Mask o con la Sergio Cruz Mask, tripletta del numero 11 giallorosso. E l'Italo. Dinuzzo. Dezzi, controllo interno, dribbling con rimpallo vinto. Ci prova col destro. Solo un brivido per Pechini che controlla la situazione con lo sguardo. Dinuzzo. L'Italo non va sopra, rimane fermo. Attaccato alla sua posizione, allora ci pensa Nick Cariglia, doppio passo su Fede Marconi, poi con l'esterno, ha capito tutto Principe, che allontana male, Harry ancora in possesso e poi col destro, Pechini sul suo palo a respingere con il sinistro, palla in mezzo, colpo di testa e palla in porta, ancora Nick Cariglia che fa doppietta e rimette in corsa il Parma all'improvviso, la Roma dorme in mezzo alla difesa e Nick Cariglia fa valere i suoi centimetri, fa valere anche il senso dell'inserimento, di testa, fa 5-3. Al momento Venanzio sta toccando pochissimi palloni, si passa più per i tre quarti. Eccolo Venanzio, col petto accomoda per l'ingresso nella tre quarti di Alessio Dezzi. Parte la Roma con Sergio Cruz, esterno per Gabriel Lopez, leggermente imperfetto. Ancora Gabriel Lopez a tenere, a puntare, a sfidare, a crossare per Boscaino che ha tentato l'inserimento. C'è meno fluidità di gioco, meno fluidità di palleggio rispetto al primo tempo. Le squadre forse sono anche un pochino stanche per il terreno riso pesante dalla pioggia. Classica cosa che si dice in questi casi, anche se il terreno qui drena molto bene. Riconquista palla Ortolani, da destra a sinistra, instancabile motorino della Roma. Fede Marconi, Sergio Cruz, gli rimbalza bene il pallone, poi lo alza morbido per Gabriel Lopez, limitato da Nick Cariglia. Sta facendo una partita difensiva straordinaria sui due brasiliani. Tra un po' Michi Rapolla ai nostri microfoni, intanto attacca il Parma, Dinuzzo.
Ha dato uno sguardo ad Harry che si è mosso adesso alle spalle di Fede Marconi. Lascia lì per Niccariglia che capisce l'intenzione di Ortolani che non può ripartire. Scavetto morbido di Fede Marconi. Gran giocata. Questa è una gran giocata da parte del capitano della Roma. Fallo di Niccariglia, vuole andare di corsa la Roma con Sergio Cruz che subisce l'intervento ma poi lo salta, salta anche l'Italo. E calcio di rigore per la Roma, guardate che c'è sul punto di battuta Fede Marconi. Contro Vlad, parte Fede Marconi, la tocca Vlad ma non basta, fa 6 la Roma, fa gol il capitano Fede Marconi, 6-3. Ed esulta come Gyökeres, che lui l'anno scorso commentava tanto. Esulta con questa maschera in favore di telecamera. 6-3 per la Roma, si sbrocca anche il capitano. È stato un piacere. Rigore calciato in modo discutibile, va detto questo, ma l'importante è mettere l'attrezzo del mestiere alle spalle del portiere. Moses Sanchez a scambiare proprio con Principe. Sergio Cruz suola, punta Cariglia. Arriva il taglio anche di Gabriel Lopez, Cariglia torna, poi Nicolas forse va in un vicolo cieco, io non vedo più nulla perché ci sono un po' di persone davanti alla mia visuale, ma tra poco inciampo. Rimessa per la Roma, Sergio Cruz, la palla gli rimbalza molto bene, il bagger di Vlad Di Nuzzo. Nicolas, avanza Harry. Ora Nicolas con il gioco di gambe, poi con l'apertura d'esterno, ottima. Chiusura di Sickwolf. Sergio Cruz. Esce in chiusura Nicolas. Sergio Cruz lo salta. Poi cambia passo. Strappo di Sergio Cruz. Rimpallo l'Italo. Gabriel Lopez. Il campo finisce. Ma lui tiene vivo il possesso offensivo della Roma. Sergio Cruz. Tra mille gambe. Ancora Gabriel Lopez a rifilare un paio di calcioni a Niccariglia che però non si fa stendere. Cariglia la tiene, poi è la samba du Brasil, no, cos'è? Dall'altro campo, e quindi adesso il pallone lo gestisco io nel Parma. Petto di Principe, Sergio Cruz dalla surplus con calma. Fede Marconi, ottima reattività di Vlad, il destro era quello giusto, a giro e quasi raso terra, palla in angolo ancora per la Roma. Gabriel Lopez schema, Sergio Cruz non la incastra all'angolino, ancora Roma pericolosa. Vlad, morbido, molto profondo, giganteggia come sempre Moses Sanchez. Ovviamente a sfruttare anche i suoi centimetri, oltre all'abilità di stacco e all'abilità difensiva. Cerca il tunnel all'Argentina e l'Italo su Ortolani che prende un colpo. Il Parma gioca, l'arbitro non fischia e l'Italo arriva sullo spigolo, o quasi, prova a calciare sul muro eretto però da Principe. Cross in mezzo di Harry per Tommaso, replica, che con il colpo di testa dà un bacio alla traversa e palla che finisce fuori. Anche in questo caso non fortunatissima la squadra gialloblu, come invece è successo nel primo. Gabriel Lopez per Sergio Cruz, secondo palo per Ortolani, e con un piede Vlad tiene ancora più o meno in piedi il Parma. Hanno speso moltissimo le due squadre oggi in campo e adesso in questo finale si percepisce molta stanchezza. Nicolas si addormenta, poi rimedia Cariglia, da un Nicolas all'altro. Cariglia sul fondo, carezza il pallone, poi palla dietro Harry, calcia quasi l'aria e poco pallone. E l'Italo, deviazione, Pechini in qualche modo, e poi arriva Sickwolf prima di Cariglia a chiudere la porta in faccia al Parma. Saranno due di recupero, se vedo bene la vista non mi abbandona. Di Nuzzo, secondo palo per Cariglia che prova lo stacco, oppure lo accenna e basta. Tommaso replica, si impegna e tiene vivo l'attacco del Parma. E l'Italo colpisce Cariglia che è stato preso almeno due o tre volte dai propri compagni. Nicolas lavora ancora a sinistra, manovra con Di Nuzzo. Nicolas ancora da Di Nuzzo, scala Gabriel Lopez, cross Principe, insuperabile. E l'Italo, Sergio Cruz, contatto, lascia giocare l'arbitro, e tre contro il portiere per fare il settimo. Boscaino per Sergio Cruz che fa gol con il tacco, settimo gol della Roma, quarto di Sergio Cruz. Partita chiusa, 7-3 per la Roma.
Pechini, non si ferma la Roma, ancora fame Sergio Cruz, non gli bastano 4 gol, il Parma è totalmente fuori posizione, cross per Sergio Cruz, Vlad rende sicuramente meno negativo il passivo, rispondendo a Sergio Cruz che ci riprova, il Parma davvero totalmente allo sbando, e l'Italo, eccola la fine, la Roma non poteva iniziare meglio la sua YouTuber League 24-25, stende il Parma con 7 gol, finisce 7-3, enorme protagonista di oggi, Sergio Cruz con la quaterna, primo gol in questa YouTuber League, anche per il capitano, per Fede Marconi, su calcio di rigore, vittoria meritata per la Roma che batte il Parma 7-3. Quanto meno del calendario. Ma Marconi sì. Ha fatto il calendario così. No, l'ho fatto io. Quindi giochiamo Madison senza il capitano. Sì. Può essere uno dei possibili MVP della stagione?